Renato Franchi, Panini Comics, la casa editrice dei fumetti Marvel e dei Vendicatori. I Vendicatori in questi giorni sono in tutte le sale con un film blockbuster di grande successo, The Avengers. Ci racconti la genesi fumettistica di questi personaggi? Certo, i Vendicatori sono un gruppo che è nato negli anni 60 e che hanno avuto una vita molto longeva, sono arrivati appunto fino a noi oggi e sono stati rilanciati dalla Marvel e da Disney con questo grande film che tiene un po' le fila di tutti gli altri film che si sono accompagnati negli anni scorsi, quindi da Thor a Capitan America alla serie di Iron Man con Robert Downey Jr. E diciamo che i componenti fondamentali sono appunto Capitan America, Iron Man, Thor, La Vedova Nera, Hulk e Occhio di Falco. È un film molto molto bello che ormai dovreste aver visto tutti in anteprima o nelle migliori sale, e per lanciare meglio il prodotto noi abbiamo presentato questa nuova serie che si chiama I Vendicatori, che è al cinema, in tutte le edicole dal 17 di aprile, e accanto a tutta la nostra proposta normale che si accompagna alle serie regolari di Thor, Capitan America e Iron Man, accanto anche a dei prodotti più destinati magari a un pubblico più anziano, ma anche più volto a scoprire le origini dei personaggi, con libri come Noi siamo i Vendicatori e Le avventure classiche di Stan Lee degli anni 60. Una serie particolare, gli Ultimates, parla sempre di Vendicatori. Qual è la differenza rispetto alla serie regolare? Beh, la differenza tra l'universo Ultimate e l'universo regolare è che nell'universo Ultimate, diciamo, è un universo parallelo a quello dove vivono i Vendicatori normali, dove si è ripartiti a presentare i personaggi con un taglio nuovo, più moderno, per svecchiare un po' la figura dei Vendicatori. Tant'è vero che i Vendicatori che si vedono nel film poi sono un incrocio tra quelli che sono i Vendicatori dell'universo normale e quelli dell'universo Ultimate. La serie Ultimate appunto si propone di riavvicinare i giovani lettori al mondo, quello dei Vendicatori, che rischiava appunto di apparire più datato e comunque ha bisogno di molta conoscenza per essere affrontato, diciamo. Attualmente in America i Vendicatori si stanno scontrando con gli X-Men. Chiediamo proprio un parere privato, il tuo, chi vincerà tra due? Beh, io direi Vendicatori tutta la vita, alla fine sono sempre gli eroi più potenti della Terra.